Un giorno per la salute, una manifestazione che l'ASP di Enna insieme alle associazioni di volontariato qui presenti dà e dona alla cittadinanza. È un modo come un altro per sollecitare le persone ad essere attenti alla propria salute e prevenire tutte quelle malattie che poi nel tempo invece possono abbattere in una certa maniera lo stato di salute e di benessere della persona. È un'importante manifestazione, ringraziamo il quartiere San Tommaso per aver pensato al benessere dei cittadini, perché giornate come queste segnano che comunque ci sono delle persone che ancora ci tengono. Roga non poteva mancare perché Roga è un centro anche benessere di qualità di vita, si occupa di persone disabili e nonne, per cui oggi abbiamo dedicato una fetta di quella che sono i servizi che il centro Roga offre, e sono quella di occuparci principalmente della posturologia, della postura dunque delle persone tramite esami baropodometrici computerizzati e quello che è la prevenzione sia posturale che della scoliosi dei bambini. È stata organizzata perché noi crediamo molto nell'informazione. Il nostro spot infatti dice prevenzione uguale conoscenza, non possiamo avere prevenzione se non si ha la conoscenza, e questo significa anche ovviamente promuovere degli stili di vita più corretti. È quello che noi stiamo cercando di fare, proponendo alla gente un percorso di salute e ovviamente dandogli anche i consigli su quello che è il miglioramento della propria qualità della vita. Stamattina ho approfittato di questa bellissima iniziativa del nostro quartiere di San Tommaso. Cerco di sponsorizzarlo con i miei mezzi. I miei mezzi sono appunto la pittura. Questo è un acquarello su carta rosa spina ed è stato realizzato proprio per confermare la nostra sicilianità. Sono i nostri alberi d'arancio di notte. Perché di notte? Noi abbiamo questo buio che ci assilla, questa nostra realtà che non viene mai alla luce. Poi alla fine però tutto brilla, indipendentemente dal fatto che la luce ci sia oppure no. L'opera è stata data in beneficenza per raccogliere fondi affinché il comitato possa essere sempre attivo e perché possa utilizzare questi fondi per altre iniziative che interessino la comunità. Abbiamo raccolto un invito da parte del comitato e l'abbiamo raccolto molto volentieri appena abbiamo saputo che il tema era il benessere. E la nostra esperienza di famiglie che hanno accolto bimbi con la sindrome di Down è molto legata al benessere. Quello che prima poteva sembrare un fatto negativo che fosse accaduto nella nostra vita, poco a poco abbiamo scoperto invece che era fonte di benessere, fonte di gioia. E lo dico senza parafrasare, lo dico con grande convinzione, ed è un messaggio che vorremmo assolutamente trasferire alla collettività, alla nostra comunità cittadina. Siamo qui sotto invito del comitato di quartiere San Tommaso, un giorno per la salute, dove informiamo soprattutto che è importante il supporto psicologico. Infatti oggi vengono consegnati degli opuscoli dove vengono dati dei consigli pratici durante la terapia chemio e radio, come si gestiscono i sintomi e soprattutto il supporto psicologico durante questo iter, quando sia importante per affrontare la malattia con gioia. E siamo qui perché vogliamo renderci presenti, vogliamo che la comunità ennese sappia che ci siamo come associazione, che cerchiamo di dare un aiuto alle persone che vivono questa malattia per non lasciarli soli. E chiediamo, siamo qua anche proprio per cercare anche delle risorse, non solo economiche ma soprattutto umane, perché l'associazione ha bisogno di gente che si spenta. Che sono occasioni per tutta la popolazione di provare un tipo di sanità che è in mezzo alla gente, per le strade, che si occupa di prevenzione, di misurazione parametri vitali e soprattutto anche di informazione, perché noi diamo molta informazione sulla prevenzione e sui nostri servizi sanitari. In questa bella giornata mi trovo veramente coinvolto in una bella manifestazione che veramente mira alla prevenzione, diciamo, delle principali malattie, ecco, no? Anche questo qua, diciamo, sto collaborando col diabete nel rischio diabetologico.
psicologico, ma anche diciamo di dare informazioni su una sana alimentazione che può prevenire il diabete così come tante altre malattie. Sì, oggi è qui l'Avis, ma come in tutte le manifestazioni dove si parla di prevenzione alla salute. Oggi in particolare siamo qui per fare un appello alla donazione, perché siamo già in emergenza sangue, nel periodo estivo serve molto più sangue, quindi oggi siamo qua per fare prevenzione alla salute, ma anche per assoldare nuovi donatori. Io sono Enzo Guarasci e sono il fondatore dell'AVO, Associazione Volontari Ospedalieri di Enna. E noi crediamo molto in questa forma di promozione e di prevenzione. E laddove siamo chiamati siamo sempre presenti. E donare agli altri quello che a noi non serve più è la cosa più bella. Informare su come si possono donare gli organi, come ci si può iscrivere per donare agli altri quello che a noi non serve più, e ricordiamoci che è un grande atto d'amore, di solidarietà e di civiltà. Abbiamo pensato oggi di fare questa prima giornata della salute con degli screening gratuiti e tanti consigli sulla prevenzione. Diciamo che è stata una bellissima giornata, abbiamo avuto anche molte persone, c'è stato lo screening del diabete e già in mattinata avevano fatto 33 screening, e la stessa cosa con l'udito e la vista, e poi ci sono tutte le associazioni di volontariato che naturalmente si fanno conoscere e sensibilizzano anche le persone su quello che fanno, e poi ci sono anche delle esibizioni di ginnastica o sport che sono salutari. Abbiamo anche dato la possibilità di acquistare dei prodotti, dei cibi, farina di tuminia o cibi o lo zafferano che è l'oro rosso di Sicilia, insomma tante piccole o grandi cose, non sappiamo, speriamo di avere fatto una bella giornata. Questa, vi ripeto, è la prima, ma sicuramente la rifaremo l'anno prossimo. Io ringrazio chi ha creduto e crede in noi, ringrazio i soci, i fondatori del comitato di quartiere che si sono spesi per organizzare questa manifestazione, e grazie a tutti.